Ora si registrerà la conferenza. Quindi stiamo registrando. Oggi parleremo. Allora, io sono Francesco Bursi, appunto, questa è la mia faccia. Adesso spengo la telecamera appunto per non sovraccaricare la rete. E oggi parleremo di due applicazioni che si utilizzano da mobile o da tablet, quindi da smartphone o da tablet, sostanzialmente che sono QField e Input. Spengo la telecamera. E dunque, di cosa parleremo nello specifico? Ah, diciamo, è una chiacchierata informale, quindi se a voi vengono in mente durante il corso della breve presentazione delle domande, delle curiosità, o se volete arricchire con delle vostre esperienze, visto che comunque sono applicazioni che probabilmente conoscete, chi meglio, chi più, chi meno, per noi, per me e penso anche per gli altri potrebbe essere utile perché noi non siamo gli sviluppatori di queste applicazioni e magari qualcuno ha delle conoscenze molto verticali in un determinato ambito. Non è un tutorial quello di oggi, quindi non farò vedere come si utilizzano da utente finale le applicazioni. Uno, perché non c'è il tempo necessario, due, perché esistono già tantissimi tutorial fatti dagli stessi sviluppatori, la documentazione delle due. Buongiorno, Riccardo. E la documentazione delle due applicazioni è fatta molto bene e è completa. I canali di entrambe le applicazioni, i canali di comunicazione sono molto attivi. Quindi, appunto, se ci sono delle richieste particolari, ovviamente magari si guardano, do delle spiegazioni, do delle indicazioni, però non è un tutorial su come si utilizzano e in particolare. Faremo una breve introduzione a queste due applicazioni, a magari come nascono, come si utilizzano, cosa permettono di fare. E andremo a vedere poi le principali differenze, attuali, tra parentesi, lo capiremo dopo, semplicemente perché, diciamo, sono in rapido sviluppo e crescita, e eventuali sviluppi futuri, se c'è spazio, magari. Vi consiglio delle configurazioni ideali, almeno che stiamo testando e stiamo utilizzando, e poi lascerei lo spazio per la discussione, per le domande se ce ne sono e per il confronto, non devono essere solo domande. Se voi avete delle esperienze che potrebbero arricchire la conversazione, come dicevo, ben vengano. Quindi, partendo appunto da queste due applicazioni, uno sguardo molto dall'alto. Parliamo appunto di QField e Input. QField è un progetto relativamente più longevo, quindi c'è da più tempo. Se si vedono i canali, diciamo, dove viene mantenuto e contenuto il codice, quindi GitHub, si può vedere appunto che ha più commits, quindi ci sono stati più cambiamenti al codice, quindi si è lavorato di più sul codice rispetto alla Input che ne ha solo 1778. Le stelle, che anche per QField sono un po' di più, sono appunto uno strumento utilizzato su GitHub per seguire un progetto da parte di altri utenti. E QField, mi sembra che nasca nel 2014, è integrata con QGIS ed è open source e gratuita, quindi sostanzialmente gli sviluppatori di QField, che sono questa azienda svizzera OpenGSCH, sono anche parzialmente sviluppatori di QGIS, e è scritta in C++, è disponibile per Android e in versione beta, quindi non la trovate probabilmente nell'App Store, scusate, in versione beta per iOS, quindi prima o poi uscirà anche la versione definitiva di QField per appunto dispositivi Apple. Va bene, consente il funzionamento online e offline che approfondiremo nelle differenze tra le due applicazioni. La più giovane Input è sviluppata da Lutra Consulting, che è un'azienda inglese, e anche questa è integrata con QGIS ed è open source e gratuita. Anche questa è sviluppata da Lutra Consulting, in cui lavorano molti sviluppatori dell'altro software gratuito che appunto è QGIS, gratuito open source che è QGIS,
E è scritta anche questa in C++, oltre ad essere disponibile per Android, è disponibile per iOS e appunto il funzionamento di sincronizzazione tra il desktop, quindi essendo queste applicazioni integrate con QGIS, tra il desktop su cui si utilizza QGIS e il device smartphone o tablet, è tramite questa piattaforma in cloud che eventualmente può essere self-hostata se uno magari ha interesse in questo ambito o ha le conoscenze e le capacità, può installare la piattaforma di cloud sul proprio server. Quindi, sempre nell'ambito di questa breve introduzione, che non sostituisce un tutorial, qua c'è una lista di caratteristiche non esaustiva che accomunano questa app, anche perché c'è da dire che entrambe le applicazioni stanno conoscendo uno sviluppo notevole negli ultimi anni, e veramente le cose che dico oggi potrebbero, cioè sicuramente sono valide, ma a queste cose si potrebbero aggiungere diverse caratteristiche, proprietà e feature in più già domani o la settimana prossima. Quindi entrambe le app permettono rilievo in campo ed è sostanzialmente come portarsi un piccolo software GIS in tasca, quindi nel tablet, se ti sta il cellulare in tasca, e nel tablet te lo porti magari in borsa, non in tasca. E diciamo alcune caratteristiche non esaustive, come dicevo, sono la possibilità di utilizzare dei ricevitori satellitari esterni, il rilievo di progetti che sono caratterizzati quindi dall'inserimento di dati attraverso form complessi, l'utilizzo di relazioni, quindi di tabelle figlie, quindi non di una sola tabella. L'aggiunta di foto che possono essere scattate con la fotocamera del telefono, quindi alla risoluzione desiderata, secondo appunto la fotocamera. E poi si possono aggiungere ed editare gli elementi puntuali, vabbè, lineari ed areali. Ci sono le funzioni di tracking, e appunto il supporto dei file, sia dal punto di vista dei vettori che dei raster. La cosa importante, essendo queste applicazioni molto integrate con QGIS, dal momento che entrambe le aziende annoverano degli sviluppatori del software QGIS, c'è il mantenimento della simbologia di tutti i form che si impostano in QGIS e ovviamente l'integrazione con i JDatabase, per lo più per la mia esperienza Postgre, ma sicuramente anche dei geodatabase che stanno su file come SQLite. Allora, quindi partendo da un progetto in QGIS, questa appunto brevissima, diciamo, disamina di cosa si può fare. Questo è un progetto in QGIS in cui appunto per inserire un punto c'è un form abbastanza complesso con una serie di tab, con dei campi che non possono, con valori di default o a scelta multipla o appunto che non possono essere nulli, quindi in questo caso sono rossi, con delle tabelle figlie e come si dice, vi è la possibilità di fare appunto in QGIS, come spero sappiate, vi è la possibilità di creare dei form complessi, quindi con l'inserimento di date, con campi a scelta multipla e via discorrendo. E queste caratteristiche si possono trasportare abbastanza tranquillamente e senza un grande sforzo, una volta che si è impostato il form in QGIS, si trasportano su QField e su Input. Quindi si imposta il progetto sul software QGIS, sul software desktop QGIS, e si trasporta tutto in QField e il lavoro è sostanzialmente su QField o Input, e il lavoro è sostanzialmente già fatto. Infatti, anche queste due applicazioni, grazie alla loro integrazione col software desktop, consentono, queste sono alcune delle caratteristiche, ma non sono sicuramente tutte, consentono campi a scelta multipla, inserimento di date, foto e le relazioni con tabelle figlie. Adesso c'è questa GIF, è mostrato QField, quindi vedete il progetto di prima che era in QGIS, quindi quegli screenshot che erano in QGIS li potete vedere qua in QField. Vedete che si possono inserire campi a scelta multipla. Vediamo poi cosa va avanti nella GIF. Si possono inserire sicuramente le date, quindi con un utilizzo facilitato con il calendarietto. Si possono inserire le foto.
e si possono inserire anche, vabbè, in questo caso la foto al computer, non molto esplicativa, e una serie di altre caratteristiche come le tabelle figlie. Qua invece c'è il video, non è la GIF, scusate il disordine, ma era per non farle partire tutte e due nello stesso momento. Quindi per quanto riguarda input invece è molto simile, lo faccio vedere, dura un minuto. Anche qui si può digitalizzare un punto, il progetto è sempre lo stesso. Vedete che il forno di inserimento, anche se diverso, è abbastanza simile a quello di QField, è molto intuitivo, peraltro, in entrambi i casi. Si possono inserire anche qui le date e i campi a scelta multipla. Anche qui, campi a scelta multipla ancora. Anche qui si possono inserire le foto, si può decidere se scattare la foto o metterla dalla galleria. E infine si possono mettere, adesso qua, anche qua un'altra foto al mio computer. Infine si possono specificare i dati delle tabelle figlie. Ecco, questa era una delle cose che hanno in comune le due applicazioni, quindi in entrambe si possono fare tutte queste cose e molto di più, perché qui appunto in 10 minuti ho fatto vedere una briciola probabilmente di quello che si può fare e come ho detto sono in rapido sviluppo e sicuramente domani o dopodomani usciranno delle feature che non ho previsto in questa presentazione, che probabilmente nemmeno immaginavo si potessero implementare. Passerei dunque alle principali differenze, ce ne sono sicuramente più di una, mi concentrerò su quella macroscopica perché è quella che ultimamente mi viene domandata di più da parte insomma, di terzi, clienti, conoscenti e via discorrendo, che è come sincronizzare i dati tra il progetto desktop che viene impostato, quindi tra QField, sì, tra QGIS, scusate, e l'applicazione su device, quindi QField o input. Su questo tema, quindi per questo topic, le due applicazioni si dividono abbastanza, almeno attualmente, metto attuale perché il funzionamento di input, e quindi tramite la piattaforma in cloud che vedremo tra, insomma, qualche minuto, e il funzionamento di input, vediamo che verrà rilasciato anche da parte di QField, non è ancora in versione beta, però ecco, quindi al momento parliamo di quello che c'è, poi appunto per il futuro ho detto che sarà da seguirle entrambe queste applicazioni perché insomma, penso che faranno uscire parecchie feature nuove. Quindi, per quanto riguarda QField, ci sono diverse maniere per sincronizzare i dati. Quella che io solitamente preferisco è l'utilizzo che è un plugin per il software QGIS, si installa su QGIS e consente di impacchettare il progetto e i dati in una cartella. Questa cartella deve essere poi spostata dal file system o copiata dal file system del desktop, quindi da QGIS deve essere copiata sul cellulare in maniera che possa essere accessibile a QField. In particolare, questo, diciamo, il plugin, il flusso di lavoro ideale per utilizzare questo plugin, che appunto impacchetta il progetto e i dati, il progetto è .qgs, .qgz, i dati li mette tutti in un geopackage, li mette in una cartella, e il flusso di lavoro ideale è creare il pacchetto in una cartella separata, che puoi dire te. Quindi te decidi dal plugin la cartella in cui andrai a mettere tutti questi dati, copi la cartella generata sul device, si esegue il rilievo, riporti, fai il passaggio al contrario, quindi riporti i dati in un'altra cartella, tramite il plugin sincronizzi i dati che hai preso in campo, quindi i dati del rilievo, li sincronizzi, quindi le modifiche che sono state fatte, tramite il plugin le rimandi al contenitore di dati, sia esso geopackage, geodatabase, di altro tipo come Postgre o PostgreSQL, o vabbè, shapefile. E ecco, questo è il funzionamento insomma, il workflow ideale per il plugin. Si possono configurare via la configurazione di ogni layer copiandolo, quindi crea una copia del layer. Nessuna azione è possibile nella modalità di utilizzo online. Quindi
volendo si può scrivere direttamente su un geodatabase, in questo caso però, quindi si può scrivere sul geodatabase, in questo caso però deve esservi sempre campo, quindi la connessione dati del cellulare deve essere sempre attiva e peraltro deve esserci sempre internet, altrimenti il rilievo non si riesce a fare. E mentre se si sceglie l'editing offline, questa modalità crea una copia del layer che si è scelto e le cui modifiche sono registrate e poi vengono sincronizzate attraverso il plugin. Vabbè, se si sceglie rimuovi tra le opzioni del menu a tendina, ovviamente il layer non viene importato sul device elettronico. Ecco, questa è la modalità di funzionamento del plugin Qfilsync. E diciamo, il plugin è molto utile, però diciamo che deve sempre esserci il contatto tra il file system del desktop, quindi la cartella sul desktop e la cartella sul device elettronico. Non c'è un funzionamento di sincronizzazione automatica. Quindi il plugin facilita le cose, ma bisogna sempre spostare i file manualmente dal desktop al device elettronico. Dall'altra parte, invece, troviamo Input e la piattaforma in cloud Mergin, sempre sviluppata da Lutra Consulting, che, diciamo, in una visione ad alto livello, funzionerebbe come un Google Drive, sostanzialmente. Scusate se cito Google, potrebbe essere anche un Nextcloud, ecco. Allora stiamo sull'open source, anche perché ci servirà dopo per un breve, diciamo, consiglio che posso darvi, o comunque esempio di configurazione. Quindi, anche in questo caso c'è un plugin sviluppato da Lutra per QGIS che si chiama Mergin, quindi andate sul gestore dei plugin, scaricate questo plugin. Questo plugin vi richiede delle credenziali, che sono le stesse credenziali per accedere alla piattaforma in cloud, quindi username e password banalmente. Queste credenziali verranno peraltro richieste anche dall'app per sincronizzare i progetti e quindi questa piattaforma su cui vengono messi i progetti. Può essere i dati di questa piattaforma possono essere sincronizzati con un clic, sostanzialmente, invece di dover passare come in QField, attualmente, ripeto, attualmente i dati da doverli spostare, non so, connettendosi con un cavo USB banalmente dal desktop al device. Qua serve un clic e si sincronizzano i dati tra desktop e la piattaforma cloud. E dalla piattaforma cloud e il device elettronico. Quindi, andando un po' più nel dettaglio, ma appunto senza appesantire più di tanto la conversazione, appunto, questa piattaforma ovviamente contiene dati e peraltro Lutra, che è l'azienda che ha sviluppato la piattaforma, l'app e il plugin. Ovviamente paga come un parcheggio, non è come un'applicazione che, pur avendo speso delle risorse e sicuramente dei soldi per svilupparla, la rilascia in open source. Questa piattaforma ha un accesso gratuito fino a 100 mega, che comunque non sono pochi, se pensate a un progetto che deve finirvi sul device, sul cellulare. E sopra i 100 mega bisogna, insomma, puoi fare un piano più adeguato si può fare un piano più adeguato alle proprie necessità andando a fare un abbonamento mensile o annuale. Peraltro, se dovessero esservi, lo dico perché ho assistito insomma, a uno di questi casi, se dovessero esservi delle esigenze di, non so, per ricerca o volontariato o lavori di questo tipo, vengono molto incontro e anzi invitano a contattare direttamente i gestori quindi direttamente Lutra per parlarne e trovare una quadra, ecco, quindi soprattutto è rivolto alle aziende, quindi alle aziende private che devono fare un business sopra i 100 mega, oserei dire che è anche corretto far pagare perché è obiettivamente uno spazio di storage che si sta occupando. E la piattaforma però
permette appunto ha una serie di vantaggi, secondo me, rispetto all'utilizzo che si fa di QField, quindi input e merge, hanno una serie di vantaggi che sono appunto la possibilità di sincronizzare i progetti una volta che c'è internet, quindi non c'è la dualità online e offline che trovavamo in QField, ma uno fa rilievo, se non c'è internet fa rilievo e sincronizza i dati in un secondo momento. Mentre in QField, se vi ricordate e se magari non ho spiegato bene, in QField bisogna decidere a priori quando si sta predisponendo il progetto in QGIS se il rilievo avverrà online e offline, però molte volte non si sa se sul campo ci sarà la rete o non ci sarà. Ecco, la cosa interessante è che c'è la possibilità di condividere i progetti con più persone, basta che l'altra persona si faccia banalmente un account su Mergi e poi il progetto si può condividere. La piattaforma si contiene, diciamo, integra una libreria che si chiama GeoDiff, che è utilizzata per il versionamento e la gestione dei conflitti dei dati geografici, quindi è un'altra libreria sviluppata sempre da Lutra Consulting, che consente appunto di, quindi sulla piattaforma si avranno una serie di progetti e si vedranno le modifiche, quella modifica è fatta da Francesco Bursi, quella modifica è fatta da Marco Rossi e ci sarà c'è la possibilità di andare veramente nel dettaglio per quanto riguarda che modifica è stata fatta, che dati sono stati aggiunti, soprattutto se si tratta, se si mettono i dati di tipo GeoPackage sulla piattaforma, se non ricordo male. E, peraltro, ho detto che diciamo, l'accesso alla piattaforma sopra i 100 mega di dati è a pagamento, comunque per la parte gratuita non bisogna inserire nessun dato di carta di credito o quant'altro. C'è la possibilità, come dicevo probabilmente all'inizio, di ostare, quindi scaricare Mergin su un proprio server e di tenerla, mantenerla e gestirla su un proprio server e quindi di fare tutto quello che fa Mergin su un proprio server. Ovviamente questa è un'altra delle possibilità che ci sono date dal fatto che cioè che oltre ad avere l'applicazione free e open source, anche la piattaforma cloud è free e open source adesso, se non sbaglio, dal giugno del 2021 l'hanno appunto pubblicata su GitHub, il codice è pubblicato su GitHub, bisogna saperla gestire ovviamente, però per chi ha passione e voglia si può fare. Anche in questo caso ci può essere l'ultimo punto, l'interazione con il geodatabase, quindi sostanzialmente c'è un tool che anche in questo caso l'azienda sviluppatrice ha rilasciato che permette di sincronizzare i dati con il geodatabase. Ok, quindi anche queste qua sono le principali differenze. Partirei andrei agli sviluppi futuri perché adesso allora ho spiegato a grandissime linee in maniera sicuramente non precisa, ma spero perlomeno corretta ad un livello molto elevato, come funziona la sincronizzazione. Diciamo che c'è una feature di QField che deve uscire da un po' di tempo, che è in versione di testing, quindi se sei un beta tester, se ti invitano nella lista, la puoi provare, che si chiama QField Cloud, che insomma dagli webinar e dalle conferenze, dalla documentazione che ho potuto visionare, ha un funzionamento molto simile a quello di Mergin, quindi è una piattaforma in cloud che consente di condividere i propri progetti con più persone e consente un lavoro in team più agevole. Appunto, è ancora in versione di testing, quindi non è disponibile per tutti, ma a brevissimo, appunto. Sarà disponibile, suppongo. E anzi, questa mattina mi era arrivata giusto questa mattina una mail di invito per testare la piattaforma. Comunque, oltre a questo, ci saranno sicuramente altre feature, altre caratteristiche che entrambe gli applicativi e le aziende svilupperanno. E come ho detto, vi consiglio di seguire entrambe sui canali di social e anche, se possibile, su GitHub, perché veramente hanno uno sviluppo sbalorditivo negli ultimi tempi.
Infine sono le 9:30. Se avete domande, benissimo, se no io vi farei vedere giusto in due slide un'applicazione per permettere di utilizzare QField senza dover utilizzare, senza doversi attaccare con il cavo al computer, dover attaccare lo smartphone o il tablet con il cavo al computer. Quindi oserei dire che è possibile fare questo attraverso l'utilizzo di applicazioni terze, in questo caso ne ho nominate due open source e gratuite, che sono SyncThing e Nextcloud. Non so se le conoscete, se non le conoscete vi consiglio di partire da SyncThing, che probabilmente è un po' più facile. Sostanzialmente diciamo, vanno a replicare un po' quello che è l'utilizzo. Sono dei Dropbox open source gratuiti che si possono scaricare o stare dove si preferisce. In questa maniera si possono condividere progetti tra il desktop e il device, quindi smartphone o tablet, in una maniera un po' più agevole. Quindi se io devo lavorare con 5 persone, installo sul cellulare di 5 persone SyncThing o Nextcloud. Metto il progetto con i dati sulla cartella condivisa con queste persone e queste persone se lo possono scaricare e aprirlo in QField. Quindi, ma qua ho disegnato veramente in 10 secondi come potrebbe avvenire questa cosa. Quindi scarico SyncThing sul desktop, sul mio computer, è un eseguibile. Lo scarico, lo installo su un server in cui voglio mettere tutti i dati, lo scarico anche sul cellulare. E è una tecnologia peer-to-peer, quindi la sincronizzazione avviene su tutti e tre i device contemporaneamente, viene divisa. Fatto sta che se io diciamo, riesco a sincronizzare, diciamo, questi tre device, poi faccio in modo di. Diciamo, le architetture qua sono diverse, comunque banalmente ho una cartella che sarà deputata solo all'invio dei file, quindi da questa cartella invia file, il device cellulare prenderà i file e una volta che li ha, come si dice, che li ha modificati, che si è fatto rilievo, li risputerà in questa riceve file, che adibita anche al versioning, quindi se io ho 5 device, con il versionamento che concede, che permette questa SyncThing, è possibile vedere le versioni di tutti e 5 i device. Ecco, in maniera veramente molto semplificata, perché ovviamente poi ci sono delle configurazioni di questa applicazione che bisogna fare. Ecco, quindi diciamo che dopo questo bonus tip io sarei arrivato sostanzialmente alla fine, non volevo allungarla più di tanto sul tecnico, far vedere ad alto livello cosa si poteva fare e quali erano le differenze maggiori e dove stanno cercando di andare, anche in che direzione stanno cercando di andare le due aziende e la community che gli sta dietro, ovviamente, che stanno sviluppando questi due applicativi. Se ci sono domande o curiosità o delle note o delle esperienze che volete condividere, oserei dire che questo è il momento per farlo. Sì, ciao, piacere Riccardo. Sì, ciao, Senti, buongiorno. ciao, ciao. Io avevo giusto, guarda, un'informazione, input non la conoscevo, Sì. visto che c'era questa discussione stamattina, ieri l'ho scaricata, ho provato a importare tramite merging un progetto fatto per QField, che uso in maniera abitudinale, e diciamo che mi manca tutta la parte di, come dire, editing di elementi esistenti. Siccome, diciamo, noi non la usiamo per fare rilievo, ma per gestione delle reti, per monitoraggio reti, insomma. Quindi abbiamo bisogno di magari editare, modificare, elementi già esistenti. Non sono riuscito, si può fare, immagino, magari devo studiare solo un po' di più. Sì.
Si può fare, allora, è una di quelle cose, cioè in questa, diciamo, in questa presentazione mi sono concentrato alla fine sulla sincronizzazione. Da questo Certo. punto di vista, probabilmente QField è un po' più avanzata, Ok. per quanto riguarda l'editing di feature esistenti. Però sono abbastanza certo, perché l'avevo fatto, che si potesse fare anche in input, ecco. Ok, no, era giusto questo. Comunque anche a me stamattina è arrivata la notifica di QField Ah, Cloud. ecco. Sì, infatti ho Sì. detto, ma è un caso, è una coincidenza, non lo so. Non lo so, perché ieri oltre ad essermi Mergi e Input ce l'avevo già, però sono entrato nel canale Slack della piattaforma Mergin e subito, e questa mattina mi è arrivata la. Io mi ero già iscritto alla mailing li alla lista per testare QField Cloud, però non avevo mai, cioè non avevo più ricevuto nulla. Infatti, faccio anch'io questa domanda. Ieri mi sono iscritto a Merging, guarda caso, oggi mi arriva la notifica da No, beh, QField penso sia un, cioè, penso sia un caso, però non lo so. Cloud. Ok, grazie. Figurati, grazie a te, grazie a te. Ah, se nessuno parla un'altra cosa, scusa, velocissimo. Sì, vai, vai. Voi, cioè, diciamo, questi tipi di eventi, io adesso mi sono iscritto perché ho trovato sul canale Telegram, l'ho installato qualche giorno fa, cioè, mi sono iscritto qualche giorno fa, fate spesso questo tipo di discussioni? Sì. Allora, non ho la locandina del prossimo evento che tratterà, vedi, LIDAR, Ok. rilievo foreste, però magari se c'è qualche mio collega mi può correggere se sbaglio, ad esempio Gioia. Ogni 2 settimane cerchiamo di fare questo evento o con personaggi TER o con ospiti esterni che condividono la propria esperienza su un tema, diciamo, a loro caro. Ecco, comunque sul nostro canale, peraltro, gli eventi sono registrati e quindi sul canale di YouTube, dopo qualche giorno, vengono pubblicati. Quindi, ecco. Bello, perfetto, grazie mille. Mi sentite? Sì, ciao Gioia. Confermo quello che ha detto, Francesco. Lo facciamo già un mercoledì sì, un mercoledì no. E tra poco metteremo anche sul nostro sito la pagina da dove potrete poi accedere direttamente ai jailbreaks. E comunque se ci seguite su Telegram e su LinkedIn, noi mettiamo sempre notizia dell'evento che sta per arrivare, così potete rimanere aggiornati. C'è proprio un canale che si chiama Jailbreak su Telegram, se vi interessa. Perfetto, grazie mille. Prego. Grazie Gioia che hai completato. Beh, mi ero già dimenticato che dovevi pubblicare, che dovevate pubblicare la pagina sul sito, ecco. Ecco. Beh, ma una domanda, se posso usarti come cavia, Riccardo, la uso io. Input come, cioè come io non l'ho usata mai per quello che l'hai usata te, e quindi già qua mi hai fatto notare una cosa che in effetti non avevo notato. Ma per il resto, perché io la trovo un po' più comoda per lavorare, cioè per lavorare con più persone e condividere il progetto. Questa cosa infatti ovviamente è comodissima. Sì, perché secondo me è veramente legnoso la gestione di QField dei progetti. Veramente la creazione del progetto va bene, uno una volta la fa, però poi devi esportarlo, lo modifichi in campo, lo rimporti, ti si riaggiorna, cioè insomma. Proprio macchinoso come processo. Questa mi è sembrata veramente una comodità incredibile, anche se ho dei colleghi, condivido il progetto, abbiamo tutti l'account, abbiamo risolto il problema assolutamente. Poi mi sembra anche esteticamente, se posso, un po' più efficace, ecco. Ma Però l'applicazione, perché le applicazioni mi sembrano abbastanza simili, forse è un po' più semplice l'utilizzo di input, ma perché è più semplificata. forse quello. QGIS QField da tante cose. Sì. Però ti dico, noi che adesso magari uno imposta, non so, uno stile di un layer in funzione dello stato del rilievo del manufatto, dello stato di. Con QField, siccome gli stili, come dire, sono
vengono letti da QGIS, modificando l'esistente, come ti dicevo prima, è comodissimo, ti permette una velocità di lavoro incredibile, ti apre, non so, un URL di Maps in automatico. Ora non so se input tutte queste cose lo fa. Noi lo usiamo come navigatore in campo, quindi insomma. Sì, quello, beh, quello lo permettono entrambe. Cioè, Ok. quello l'avevo testato, cioè l'utilizzo di, insomma, ricevitori esterni, così. Però sì, hanno delle... Mi sembrava che sull'editing, almeno per la mia esperienza, che con input sull'editing è molto meno Limitato. scafata, sì, ecco, è più limitata. E, direi che per l'editing è ancora QField ha qualche funzionalità in più. Peraltro, comunque, anche tutta questa cosa dell'aggiornamento con QField Cloud dovrebbe... Cioè, penso che il comportamento di QField Cloud sarà sostanzialmente molto simile a quello di Mergin. Eh sì, speriamo, sarebbe comodo. No, sarebbe ovviamente una soluzione a tanti problemi. E allora, vedo una domanda di Salvatore Fiandaca. Buongiorno, intanto, oserei dire quale onore, e che chiede: sotto il cofano di QField, QGIS sotto input. E allora, la libreria. Allora, vabbè, sono entrambe scritte in C++. Oserei dire che cioè, essendo input sviluppata per lo più da sviluppatori di QField, sono molto analoghe. Sinceramente, non lo, cioè, a livello di codice, cioè, so che QField si basa sempre sulla libreria Qt per quanto riguarda l'interfaccia grafica, e anche le librerie per la gestione dei dati e quant'altro sono le stesse. Per quanto riguarda input, sospetto che siano le stesse, anche perché il codice è scritto nello stesso linguaggio, che non vuol dire niente, ma qualcosina mi dà da pensare, e però non lo so, cioè, sono sincero, non lo so. Se tu hai, se su, c'hai qualcosa in più, prendi pure la parola. Buongiorno, mi sentite? Sì, ciao, buongiorno, ciao. Io ho utilizzato molti anni fa QField e ricordo che lo sviluppatore principale, che è Mattias, che è anche uno dei principali sviluppatori di QGIS, lui diceva sempre che sotto il cofano di QField c'è QGIS. Cosa voleva dire? Almeno io interpreto così. Che praticamente è una traduzione di QGIS nel linguaggio, non so quasi Android forse, no? Giusto, Android. Cioè quello che voglio dire è questo: se io non so in QGIS voglio etichettare non so un punto con una espressione, quelle stesse espressioni le legge tranquillamente anche QField. Questo Sì, ho volevo dire. capito. Però... Cioè, riconosce totalmente, come dicevi tu all'inizio, i Sì. temi, i simboli, cioè è praticamente uguale, quando mi ricordo io. Input l'ho No, è utilizzato vero. mezza volta, ma sinceramente non lo so No, se quello... sotto il cofano è una traduzione di QGIS. No, solo questo volevo dire. Sì. No, grazie mille dello spunto. Allora, Mattias, appunto, Mattias Kuhn, giusto? Mi sembra, vero? Di QField, Sì, OpenGIS C. lui è. Ecco, mentre per input ci sono Martin, Dobias e Peter, almeno loro due, Martin e Peter Patrick. Però, ad esempio, questa, allora, a livello di codice, cioè entrambe sono scritte in C++, che permette di costruire queste applicazioni per smartphone e iOS, multipiattaforma sostanzialmente. Non so poi l'utilizzo proprio in senso, cioè, preciso delle librerie che fanno. Cioè, sicuramente QField usa Qt, penso anche input, non mi ricordo per l'interfaccia grafica, però quello che intendi te, quindi la simbologia, l'utilizzo dei form è uguale
è analogo anche per input, quindi quando io faccio un form di inserimento in QGIS con campi a scelta multipla o date, lo porto su QField e è già fatto, non devo fare niente. Cioè, non devo fare niente, devo aprire il progetto in QField e editare un punto, non so, aggiungere un punto e mi appare il form. La stessa cosa avviene in QField, quindi da questo punto di vista sono integrate e anche la stessa cosa vale per la simbologia. Da questo punto di vista sono integrate cioè entrambe con l'applicativo desktop. Sì, però il mio primo amore è QField, input. Ripeto, ho utilizzato mezza volta e Sì, diciamo che sono insomma. affezionato a QField. No, no, beh, ma a parte che è anche più longeva, quindi magari, ad esempio, quello che si diceva prima, ha delle cose più complete per quanto riguarda l'utilizzo del GIS in sé, quindi avere un GIS un po' più completo con QField, però qua alcune funzionalità di input io non le conosco, quindi metto le mani avanti. La cosa che veramente ho trovato, cioè più comoda, che comunque QField sta facendo uscire, è il fatto della sincronizzazione dei progetti. Ecco, questa cosa qua mi ha. Sì, diciamo che con QField hai molto più controllo, però deve essere anche è un procedimento molto, cioè, manuale, ecco, oserei dire. Ok, se non ci sono altre domande, diciamo che tra qualche minuto grazie a te Salvatore, io tra qualche minuto chiuderei la presentazione, terminerei la registrazione e niente, vi ringrazio della presenza, se poi ci sono domande o quant'altro, magari qua dovrebbe esserci la mia mail. Quindi eventualmente scriveteci sui canali di comunicazione o come preferite, domande, considerazioni o anche correzioni, qualora spero non ce ne siano, ma qualora ce ne dovessero essere. E niente, il prossimo jailbreak, quindi non il mercoledì prossimo, tra quello dopo, riguarderà appunto il rilievo tramite LiDAR in foreste fitte, se non sbaglio. E quindi per chi è interessato a questo tema, ci si vede tra 2 mercoledì, sempre alle 9 e sempre su questo canale. Io niente, vi ringrazio e niente, buona giornata e buon lavoro a tutti. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.